Bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi vi voglio parlare un pochettino dei prodotti che utilizzo per la mia dieta. Anzi, prima di iniziare vi volevo dire che a breve uscirà l'aggiornamento dieta, dove vi dirò quanto ho perso, come mi sto trovando, se ci sono dei cambiamenti. Purtroppo sto andando un po' in ritardo con i tempi perché il caldo è veramente atroce. Stare vicino a una videocamera, vicino al computer, è un pochettino massacrante. Infatti non so se avete notato, sto mettendo dei video brevi giusto per farvi vedere i miei lavori che sto facendo e per non lasciare il canale completamente scoperto. Però piano piano riuscirò a portarvi anche altre cose, lo sapete, non vi abbandono. E volevo ringraziare anche i nuovi iscritti perché stiamo crescendo piano piano, ma stiamo andando avanti. Allora, detto questo, vi lascio al video. Vedendo, io utilizzo tantissimo i prodotti di riso, di soia, tofu, insomma tutte cose particolari. Perché? Perché io negli ultimi anni ho iniziato ad eliminare la carne, non ho mai mangiato il pesce da quando ero piccola, quindi parecchi alimenti io non li ho mai proprio mangiati, non li conosco nemmeno, non mangio funghi, odio le uova, insomma sono un caso disperato. Infatti ho preso tanti chili proprio perché mangiavo malissimo, mangiavo sempre pizza, sempre cose, patatine, diciamo schifezze. Grazie a Dio sono quasi 3 mesi che io ho abbandonato quel regime alimentare ed ho introdotto proprio appunto riso, soia e tantissimi altri prodotti. Io in questo video vi voglio far vedere più o meno le calorie che si assumono mangiando o bevendo questi prodotti e i benefici che ne ricaviamo. Io infatti questi qua li ho consumati già da tantissimo tempo, però ho conservato apposta per farvi vedere le calorie e per consigliarvi. Allora, partiamo subito dai tipi di latte. Allora, come tipi di latte io utilizzo questo qui alla soia, che è senza zuccheri aggiunti. Queste due bevande, una è riso e soia e una è solo di riso, e poi ovviamente c'è anche quella solo di soia, però attualmente non ce l'ho in casa. E questo qui è quello di avena che sto bevendo in questa settimana, ed è un latte anche biologico. Allora, vediamo velocemente le tabelle, così i valori nutrizionali, così vi date un'idea e già sapete più o meno su quale latte orientarvi. Si sa che dovete comunque scegliere quello che vi può piacere di più. Per esempio io odio questo qui di riso, che non lo comprerò mai più, mentre riso e soia è discreto perché non si sente tanto il latte di riso, che comunque ha un sapore bruttissimo. Invece il latte di riso per fare i dolci è fantastico, è veramente molto buono. Il latte di avena è buonissimo, quindi lo consiglio, e il latte di soia io vi consiglio quello senza zucchero perché è il più buono. Poi vi farò vedere anche come io vado a zuccherare questo latte. Questi qui, le bevande sono già zuccherate, quindi si potrebbe bere anche così, poi dipende dal vostro gusto. Allora, vediamo velocemente i valori nutrizionali. Questo qui di soia senza zucchero, 37 kcal, 2,2 grammi di grassi, quindi pochissimi, carboidrati 1,3, di cui zuccheri, e qua stiamo parlando di zucchero della soia, 1,2, perché come vi ho detto è senza zuccheri aggiunti. Proteine 3,0, sale 0,1, calcio 120 mg. Vediamo qui che c'è scritto valore nutritivo di riferimento, no, niente di interessante. Passiamo a questo di soia e riso, che ha 45 kcal, quindi leggermente più alte. Grassi 1,2, in questo caso questo ha più grassi, non so il perché, questo qui soia senza zucchero, di cui grassi saturi 0,3, carboidrati 6,6, questo di riso e soia, mentre quello solo di soia senza zucchero 1,3, zuccheri 5,0, sì, perché le bevande sono zuccherate, quindi troveremo sempre lo zucchero alto. Poi fibre 0,5, proteine 1,8, sale 0,1. Passiamo velocemente a questa di riso, 61 kcal, quindi questo è quello più calorico per ora, 0,2 grassi,
no, 0,9, di cui grassi saturi 0,2, diciamo anche i grassi sono un pochettino alti qui, anche se questo di riso e soia, eh beh sì, perché comunque essendo insieme è ancora più alto. Poi carboidrati 13,1 addirittura, zuccheri 8,5, quindi qui tantissimi zuccheri, fibre 0, proteine 0,2, sale 0,1. Passiamo a questo qui di avena, che è il mio preferito per ora. Energia 46 kcal, grassi 1,2, di cui saturi 0,2. Carboidrati 8, quindi qui abbiamo carboidrati alti. Poi di cui zuccheri 6 grammi, fibre 0,8, proteine 0,5, sale 0,1. Vabbè, questo è un vegetale 100% a basso contenuto di grassi e di sale come tutti gli altri, a parte le bevande, perché le bevande sono più caloriche, ecco. Poi ottima calda, ideale per la prima colazione, alternativa al latte di vaccino, senza zuccheri aggiunti. Contiene naturalmente zuccheri, perché ripeto, queste qui contengono gli zuccheri sia della soia che dell'avena. Allora, ricapitolando, queste sono le bevande, queste sono comode per chi vuole usare un prodotto finito, nel senso che sono già zuccherate, si può bere fredda, si può bere calda, è una bevanda. Mentre questi qui sono dei veri e propri tipo di latte, diciamo così, e vanno comunque zuccherati. Diciamo che questi assomigliano un pochettino di più al latte, mentre questo è più a delle bevande, però io comunque le ho volute provare e testerò anche altre marche. Per ora le mie preferite sono queste senza zucchero, perché queste le sento troppo dolci. Dal momento in cui ho eliminato totalmente lo zucchero bianco, mi sto abituando comunque al sapore più amaro e mi piacciono di più. Questo è il mio preferito in eccellenza, quello di avena, fa anche molto bene. Ma anche la soia d'altronde, quindi io eliminerei queste bevande che ho acquistato all'Eurospin, se non erro una al costo di 99 e un'altra un euro e qualcosina. Il latte di avena purtroppo è caro, io l'ho pagato in offerta 1,75 euro, ma a prezzo pieno sta oltre 2 euro, mentre questo qui, soia e natura, l'ho preso alter discount, ma c'è anche all'Auchan, tutti i tipi di latte stanno all'Auchan, e l'ho pagato 99 centesimi, quindi se lo mettono in offerta comunque conviene farsi una bella scorta. E detto questo, che è già venuto un video lunghissimo, io eliminerei quello di riso perché fa altamente schifo. Vi consiglio di questo di avena e questo di soia, questo qui in alternativa non è male. Ok, adesso abbiamo finito con il latte, passiamo a vedere come io zucchero il latte. Ecco qui, attualmente sono questi tre prodotti che io utilizzo per zuccherare il latte. La stevia, che non ha un sapore buono, ve lo dico già da adesso, quindi se volete provarla mettetevi in testa che fa altamente schifo, detto sinceramente. È lo zucchero di canna biologico, questo è uno zucchero integrale, un vero zucchero di canna, non come quello, non so se avete visto i video che giravano, dello zucchero di canna in bustine, che poi alla fine non era altro che zucchero caramellato. Quindi qua stiamo parlando di uno zucchero originale di canna integrale. Allora, iniziamo a vedere questo. Il sapore non è male, però ovviamente non è come lo zucchero di canna in bustine. Zucchero integrale di pura canna, biologico, qualità panela, naturalmente ricco di vitamine B1, fonte naturale di potassio. Quindi questo zucchero è buono anche a chi ha carenze di vitamine. Il costo, se non erro, va dai 2-3 euro, mezzo chilo. Andiamo a vedere i valori per 100 grammi. 100 grammi di prodotto li utilizziamo più di una settimana, se calcoliamo un cucchiaino al giorno nel latte o nel caffè, quindi durerà tantissimo. Energia 386 kcal, stiamo parlando per 100 grammi, grassi 0, carboidrati 96, di cui zuccheri 93, proteine 0,6, sale 0. Tiamina e potassio, e quindi è una fonte di proteine questo zucchero. Io mi trovo davvero bene, ho testato più di una qualità, perché ci sono varie qualità di questo zucchero,
Ragazzi, vi assicuro che è buonissimo e non fa male. Quella è la cosa bella di queste, questi prodotti biologici, questi prodotti integrali. Come vi posso dire, sono una cosa completamente diversa dal cibo che noi assumiamo ogni giorno. Non c'è paragone. È vero, il costo è elevato, però per chi come me è a dieta, un prodotto comunque mi dura più di un mese, perché questa bustina di zucchero, anche se la utilizza anche il mio compagno ogni tanto, ma mi dura tantissimo. L'altra busta ce l'ho da più di 2 mesi, anche perché io adesso ho iniziato ad alternare, proprio come dicevo prima, con la stevia. Questa è della misura e costa un pochettino di più, attualmente non ricordo, comunque costicchia. Questo invece della marca Dolciando l'ho acquistato, ve l'ho fatto vedere già nel video spesa, l'ho acquistato all'Eurospin e l'ho pagato 1,99 euro più o meno. 40 bustine in entrambi gli scatoli, 0 calorie, la cosa più importante. Dicevo, il sapore fa altamente schifo, è vero, però stiamo parlando di 0 calorie, quindi di un prodotto che non ci crea nessuno squilibrio sulla nostra dieta. Ovviamente non dobbiamo eliminare completamente lo zucchero, e per questo dobbiamo abbinare con lo zucchero di canna, questo originale ovviamente. Ogni tanto ci sta un cucchiaino di zucchero bianco, non è detto che dobbiamo, quando uno fa una dieta deve eliminare totalmente tutto. Io per esempio, quando vado al bar, capita ogni tanto che assumo lo zucchero normale perché mi va, però è una cosa più unica che rara. Come si presenta? Queste sono le bustine della misura. E vediamo queste qui della Dolciando, proprio come quelle di un dolcificante che troviamo anche nei bar. Vediamo i valori. Allora, energia 0 calorie, 0 kilocalorie, grassi 0, grassi saturi 0, carboidrati 98 grammi, zuccheri ovviamente 0, di cui polioli 98 grammi, fibre 0, proteine 0, sale 0. E vi starete chiedendo cosa sono i polioli? I polioli sono dei carboidrati idrogenati usati come dolcificanti in sostituzione allo zucchero. È anche vero che ci sono molti aspetti negativi su alcuni dolcificanti, però vi assicuro che la stevia è buonissima, puoi provare per credere. Ok, passiamo al tofu biologico. Devo dire che non mi fa impazzire il tofu, però cucinato non è malvagio. Allora ve lo faccio vedere, perché già l'aspetto non è invitante, sembra plastica, ecco, detto questo. Però se lo cuciniamo insieme a delle verdure non è nemmeno malvagio. Andiamo a vedere i valori. Valori nutrizionali medi per 100 grammi, energia 131 kcal, grassi 7,8, grassi saturi 1,3, carboidrati 0,69, zuccheri 0,69, fibre 1,8, proteine 14,3, sale 0,04. Quindi alla fine è un buon prodotto, contiene acqua, soia, cloruro di magnesio. Quindi alla fine è un buon prodotto alternativo ai burger di soia, quindi possiamo farli noi in casa. Se avete visto il video dove ho fatto un burger di tofu e zucchine, semplicissimo da realizzare, con pochissimi ingredienti e senza conservanti. Ok, quindi il tofu consigliato, il prezzo 2-3 euro circa, di meno non lo troviamo. Ovviamente vi consiglio sempre il prodotto biologico, questo è dell'Auchan, quindi il costo non è elevato. Poi vi parlo velocemente di questo infuso, un'altra tisana al finocchio, sempre marca Auchan, biologica, buonissima, il sapore è fantastico. Io non amo la tisana al finocchio, però questa è davvero buonissima, la utilizzo principalmente quando mi alleno. Quindi un paio di tazze al giorno, non di più, non esageriamo con le tisane, che comunque fanno bene ma possono fare anche male. Volendo potete anche riempire una bottiglia, mettere l'infuso dentro e berla tutto il giorno, vi aiuterà anche ad espellere, diciamo, le tossine, diciamo gli eccessi del nostro corpo. Quindi consigliatissima, soprattutto in estate, il finocchio fa molto bene. In ultimo vi voglio parlare dei miei amati burger di soia, io li adoro, sono fantastici. Questa marca Verde Amore, che io principalmente trovo alla Todis, la straduro, quella dell'Eurospin non mi è piaciuta, infatti l'ho usata solo una volta.
e senza olio di palma, 100% vegana. Allora, andiamo a vedere velocemente i valori medi. Energia 229 kcal, grassi 12,9, di cui saturi 1,8, carboidrati 11,4, di cui zuccheri 1,1, fibre 4,3, proteine 14,7, sale 1,49. Ci tenevo a dirvi una cosa, come potete vedere i valori non sono proprio ottimi di questi burger, quindi vi consiglio di guardarvi il mio video e farli in casa, prendere tutto ciò che riguarda le verdure, che ne so, le carote, le zucchine, i peperoni, fare tutto arrostito oppure tutto in padella come ho fatto io e poi amalgamare il tutto. Potete fare col frullatore immersione sia tutto il composto sia metà composto, insomma come meglio preferite, un po' di pangrattato, e sono veramente deliziosi e soprattutto non hanno i conservanti che ci sono all'interno di questi burger, perché comunque, come potete vedere, gli ingredienti sono tantissimi: farina di soia ristrutturata e reidratata, carciofi solo l'11%, olio di semi di girasole che noi nei burger che facciamo in casa ovviamente non andremo a mettere, glutine di frumento, cipolle, farina di grano tenero tipo 0, amido di tapioca, addensante, insomma tantissime anche schifezze, zucchero, aglio. Noi quando andiamo a fare quelli in casa, come vi ho fatto vedere, mica ho messo zucchero, non ho messo assolutamente nulla. Ho messo una farina integrale che comunque fa bene, quindi un paio di cucchiai fanno bene, ho messo il pangrattato e basta, il resto era tutta roba naturale, quindi zucchine, il tofu come vi ho detto prima, naturale. Quindi ragazzi, io vi consiglio di farlo in casa. Poi vi farò altri video dove realizzerò altri burger, perché voglio sperimentare, anche se questi sono buoni. Anzi, adesso vi faccio vedere come sono fatti, se riesco. Questi sono buonissimi, però il problema è che all'interno mettono sempre tanti conservanti e quindi non va bene per nulla. Niente, devo rompere per forza. Ecco qui come... Vabbè, io ce l'ho surgelati perché non li devo utilizzare adesso, solo la domenica. Questo è, diciamo, come si presentano. Ecco, ho distrutto la confezione. Ok, io mi sono dilungata un po' troppo e quindi adesso vi saluto. Fatemi sapere se volete vedere altri video di questo genere, perché ho tantissimi altri prodotti da mostrarvi. Vi vorrei parlare ancora di altri prodotti che ho per casa, della marmellata per esempio, quale utilizzo, del tipo di pasta e riso. Insomma, se vi fa piacere fatemelo sapere. Non continuo in questo video perché diventerebbe veramente troppo lungo, quindi per ora vi metto questo video. Se a voi fa piacere, io ne registrerò altri di tutti i prodotti ancora che io utilizzo. Vi aspetto comunque a breve con l'altro video, quello dell'aggiornamento del mio peso. Mi raccomando, non mancate, e vi mando un forte bacio e un abbraccio. Ciao a tutti.